Lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia gloria, onore e riparazione a te, Gesù sacramentato. Signore Gesù, trascuro le apparenze e penetro nella sostanza, e subito ti adoro, sacramentato, in un poco di pane. Sei glorioso, ma sempre immolato per la salvezza del mondo. Anche in questo tuo stato di offerta, gli uomini continuano a trascurarti, a rifiutarti, a disprezzarti. Tu li ami ugualmente, rimani sempre in attesa di accoglierli e donare loro il tuo perdono. Spontaneamente mi chiedo, ma perché questo tuo amore, oh Gesù? Perché questo tuo annientamento eucaristico? Perché questo tuo donarti completamente agli uomini? Perché questo loro rifiuto al tuo amore? Perché tanto male nella società? Questo persistere nell'inquieto interrogativo perché mi impenetra
e mi conduce nella profondità del mistero, dove tutto è amore. In questa intimità, o Gesù, vado comprendendo che non sono io che interrogo, ma sei tu che sempre mi interpelli perché entri nelle tue vedute di amore, perché accetti di soffrire con te, di medesimarmi in quel male, in quel disastro, e ne diventi con te redentore. Fammi comprendere, Gesù, questa missione riparatrice, in modo che ciò che mi affligge non lo ritenga una pura casualità, una cattiveria contro di me, ma una tua chiamata, così che il mio fervore eucaristico diventi amore riparatore, perché io possa partecipare con più generosità a questo tuo disegno di salvezza, o Gesù, mi lascio guidare, condurre dalla tua mamma, che è anche madre mia. O Maria, madre mia, ti sento vicina. Sei qui accanto al tuo Gesù sacramentato, fedele collaboratrice del suo amore misericordioso. Ti prego, guardami, accoglimi, parlami, come parlasti ai tre pastorelli di Fatima, affinché anch'io possa accogliere e vivere le tue richieste per collaborare con te nell'opera della salvezza del figlio tuo. Prima richiesta, non offendere più nostro Signore. Scrive Lucia sull'apparizione del 13 ottobre 1917 le parole della Vergine che in questa apparizione mi rimasero più profondamente impresse nel cuore furono quelle con cui la nostra Santissima Madre del Cielo chiedeva che non si offendesse più Dio nostro Signore, che già è troppo offeso. Che amoroso lamento contengono e che amorosa supplica. Come vorrei che risuonasse per tutto il mondo e che tutti i figli della Madre del Cielo ascoltassero la sua voce. Signore Gesù, perché questa mia adorazione ti sia più gradita, mi affido alla tua mamma perché sia lei a guidarmi, perché sia lei a manifestarmi i tuoi desideri. Ed ora mi ha chiesto di non offenderti più. Te lo prometto, Gesù, ed in questa mia promessa vorrei coinvolgere, Gesù, tutti gli uomini per infondere nel loro animo la supplica premurosa della tua mamma. Non offendete più il Signore, già troppo offeso. Questa supplica, Gesù, sgorga dal suo cuore addolorato, perché sa bene che cosa sia il peccato. L'ha visto scritto nel suo corpo flagellato, coronato di spine, inghiodato in croce, e conoscendo bene le conseguenze che il peccato produce nelle anime, sente immensa compassione per coloro che rifiutano il tuo amore. O Gesù, e con tanta leggerezza e ignoranza mettono in pericolo la loro salvezza eterna. O Maria, che nel dolore più intimo e profondo sei diventata madre mia, quale conforto posso offrirti se non quello di farti vedere che il sangue di Gesù e le tue sofferenze non sono state inutili? Così ora davanti al tuo Gesù ti chiedo per me e per tutti i miei fratelli queste tre grazie. Impetraci un amore fedelissimo a Gesù sacramentato, così da comprendere in questo suo annientamento eucaristico
tutte le lezioni del suo amore. Insegnaci ad amare non con le parole, ma sul serio, facendo sempre come Lui la volontà del Padre, rivestendoci dei Suoi sentimenti e delle Sue virtù, anche se questo comporta crocifiggere le nostre passioni. Facci odiare sempre il peccato che ha ucciso il tuo Gesù e trafitto il tuo cuore immacolato. Rendici accorti nell'evitare le occasioni. Faccelo vedere come il male maggiore da evitare ad ogni costo, da liberarcene subito, se per disgrazia avessimo creduto. Ottienici forza e costanza per conservare sempre il nostro cuore come un tabernacolo vivo, caldo, accogliente, dove Gesù dimori volentieri e vi trovi comprensione e consolazione quando viene cacciato da qualche cuore dal peccato. Consapevoli di un ardente richiamo al peccato, in quanto si è perso il senso del peccato stesso, rivolgiamoci a Gesù e preghiamo e ripetiamo: per intercessione di Maria, ascoltaci, Gesù sacramentato. Perché il peccato, mimetizzato sotto le parole di progresso, di civiltà, di libertà, come il caso dell'aborto, ritorni ad essere riconosciuto come offesa di Dio e detestato, preghiamo. Perché il permissivismo dilagante nelle famiglie e nella società sia riconosciuto e condannato come causa di quell'atteggiamento di disprezzo che si ha nei riguardi della legge morale e civile, preghiamo. Perché venga combattuta, eliminata quella diffusione di tanti errori che hanno affievolito la fede, la pratica religiosa e addomesticato il senso del peccato, preghiamo. O Gesù, che ti sei fatto uomo, che sei morto in croce e risorto e che rimani nel sacramento dell'Eucaristia proprio per salvarci dal peccato e dalle sue conseguenze, ridesta in tutti i cuori il senso del peccato, noi ti preghiamo. O Gesù, perché il tuo sangue non sia stato versato inutilmente, fa che si ricorra spesso a quella fonte di purificazione che è appunto il tuo sangue nel sacramento della confessione, noi ti preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Thank you.
Seconda richiesta, riparare i peccati. Il 13 maggio 1917, nella prima apparizione, la Madonna rivolge a Lucia, Giacinta e Francesco la seguente richiesta. Volete offrirvi al Signore, pronti a fare sacrifici e ad accettare volentieri tutte le pene che Egli vorrà mandarvi in riparazione di tanti peccati con cui si offende la Divina Maestà, per ottenere la conversione dei peccatori e in riparazione anche delle bestemmie e di tutte le offese fatte al cuore immacolato di Maria? Sì, lo vogliamo, risponde con entusiasmo Lucia, a nome di tutti e tre. Signore Gesù, la tua Madre Immacolata chiede anche a me sacrifici, riparazione di tanti peccati con cui si offende la Divina Maestà. Certamente con questa richiesta non intende supplire alla tua riparazione, o Gesù, perché tu solo sei l'unico riparatore, ma vuole soltanto invitare a cooperare alla tua opera di salvezza. Tu, oh Gesù, hai ottenuto dal Padre il perdono dei peccati di tutti gli uomini, di ogni tempo e di ogni luogo, ma perché io posso usufruire di questo perdono, mi chiedi che io venga a te, che mi metta in comunione con te e in te con il Padre. Questo dono salvifico, Gesù, deve trasformarmi in forza propulsiva di collaborazione al mistero della redenzione umana, in quanto in te, o Gesù, sono unito a tutti gli uomini, inserito in questa solidarietà umana e divina, ho il dovere di sostituirmi a coloro che vivono dimentichi, insensibili al tuo amore, o Gesù. È proprio questo lo spirito della preghiera che il tuo angelo Gesù ha insegnato ai tre pastorelli di Fatima. Mio Dio, io credo, vi adoro, vi amo, vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. E tu, Vergine Maria, che hai chiesto ai tuoi tre piccoli prediletti di Fatima preghiere e sacrifici in riparazione dei peccati e per la conversione dei peccatori, suscita nel mio animo tanta sensibilità e generosità affinché anch'io possa risponderti con sincerità come loro. Sì, lo voglio, ma tu, o Vergine Immacolata, vieni in mio aiuto e ottienimi la grazia di essere fedele a questa mia promessa, vivendo con generosità l'offerta delle mie preghiere, quelle comuni di ogni giorno, la partecipazione alla messa, la comunione sacramentale, le comunioni spirituali, l'adorazione eucaristica, la recita del rosario, delle mie penitenze, quelle imposte dal mio dovere compiuto diligentemente e fedelmente, quelle che si presentano nelle diverse circostanze della vita, malattie, dispiaceri, contraddizioni, infine quelle volontarie, la rinuncia ad una comodità, ad una vanità, ad una curiosità.
per partecipare più coscientemente e generosamente alla grande opera redentrice di Gesù, preghiamolo dicendo: per intercessione di Maria, ascoltaci, Gesù sacramentato. O Gesù, perché possiamo riparare i nostri peccati personali e ogni peccato suscita in noi e negli altri una sincera contrizione e uniscici alla tua preghiera eucaristica che continuamente rivolgi al Padre. Noi ti preghiamo. O Gesù, perché possiamo riparare i nostri peccati e i peccati di tutto il mondo, suscita in noi la forza di accettare con spirito di espiazione le nostre sofferenze fisiche e morali, vivendole in unione con il tuo sacrificio eucaristico, così da formare un tutt'uno con la tua offerta di infinito valore espiatorio. Noi ti preghiamo. O Gesù, perché possiamo riparare con te, a gloria del Padre e a salvezza dei fratelli, illumina e sostieni la nostra volontà per poter donare sempre e ovunque una testimonianza di vita veramente cristiana e eucaristica. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Gesù sacramentato. O Gesù, per riparare l'immoralità che dilaga, la disonestà che è di moda, la stampa immorale che penetra dappertutto, aumenta in noi lo spirito di vigilanza e di mortificazione. Noi ti preghiamo. Maria, ascoltaci, Gesù. O Gesù, per arginare il male che genera il peccato nelle anime, nelle famiglie, nella società, suscita in noi un vero zelo apostolico eucaristico. Noi ti preghiamo. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Terza richiesta, pregare per i peccatori. Il 13 luglio 1917, nella terza apparizione,
la Madonna si trattenne a lungo con i tre pastorelli. Ad un certo punto, un fascio di luce sembrò penetrare la terra, permettendo di vedere un grande mare di fuoco e in esso demoni ed anime in forma umana, somiglianti a brace trasparente, che tra grida di dolore e di disperazione facevano inorridire di spavento. La Madonna disse: «Avete visto dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Molte, molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro». Signore Gesù, con questa richiesta della tua mamma mi richiami al dovere di interessarmi per la salvezza dei miei fratelli, in quanto sono parte di me stesso. Infatti, in te formiamo un solo corpo e per questa misteriosa unità dovrei molto riflettere, perché la salvezza di molti può dipendere anche dalla mia preghiera, dalla mia collaborazione con te, o Divin Salvatore. Tu, o Gesù, hai ottenuto tanta misericordia per noi peccatori. L'hai ottenuta con la tua preghiera, con l'esserti offerto al posto di noi peccatori. Io, o Gesù, non ho tanto coraggio da invitare la giustizia divina a risparmiare i peccatori e a rifarsi su di me. Ma vuoi la mia solidarietà con loro. E questo tuo desiderio mi manifesta la brama che hai di riversare dal tuo cuore sui peccatori l'abbondanza del tuo perdono. La tua misericordia, Gesù, è immensa, instancabile, perdona tutto, dimentica tutto quello che ha perdonato. Questa misericordia te la chiedo per me e per tanti peccatori. E tu, Vergine Santa Immacolata, intercedi per me, affinché anch'io possa sentire la mia responsabilità di fronte alla dolorosa realtà che il tuo cuore materno e addolorato mi manifesta. Molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi preghi e si sacrifichi per loro. Commosso e sospinto da questa tua affermazione, o rifugio dei peccatori, rinnovo il mio impegno di anima eucaristica riparatrice, ma tu sostienimi in questo mio proposito. Voglio vivere più intensamente la mia giornata in unione con Gesù eucaristico per offrirmi con Lui a gloria del Padre e a salvezza dei peccatori. Mi impegno di più per far conoscere questa offerta quotidiana, così che nelle case, negli uffici, nelle fabbriche, negli ospedali vi siano molti che vivano questa unione offertoriale con Gesù per la salvezza del mondo. Mi prometto in particolare di venire più spesso a trattenermi con Gesù sacramentato, per imparare a vivere da piccola ostia in espiazione dei peccati.
Uniti a Gesù Eucaristico, dobbiamo sentirci uniti a tutti gli uomini. In questa solidarietà umana e divina siamo tenuti a pregare per tutti, specialmente per i peccatori, per cui rivolgiamoci a Gesù e diciamogli con fiducia: per intercessione di Maria, ascoltaci, Gesù sacramentato. O Gesù, rendici pienamente consapevoli che la salvezza è un dono della tua misericordia, che dobbiamo chiederlo per noi e per gli altri. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci. O Gesù, che nella tua provvidenza hai disposto che la salvezza di molti dipendesse dalla preghiera degli altri, rendici solidali con tutti i peccatori. Noi ti preghiamo. O Gesù, che nel battesimo ci hai resi partecipi del tuo sacerdozio e ci hai uniti alla tua funzione di mediatore presso il Padre, fa che sentiamo veramente il dovere di intercedere per gli altri, specialmente per i più bisognosi della tua misericordia. Noi ti preghiamo. O Gesù, suscita in noi un vivo desiderio per la salvezza delle anime più bisognose della divina misericordia, così da trasformare la nostra giornata in una continua preghiera, in offerta viva, in risposta alla tua attesa di aver molti fedeli che si uniscono a te per la salvezza del mondo. Noi ti preghiamo. Per l'acquisto delle sante indulgenze, diciamo insieme il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, gli ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Secondo l'intenzione del Santo Padre, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
e un eterno riposo per i nostri cari defunti. Eterno riposo, splendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Cielo presti di stieri. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti tribu e quesumus, idanos corporis et sanguinis tui, sacra misteria venerari, ut redentionis tue fructum in nobis iugit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo, Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Secular.